Salve a tutti, oggi siamo qui per intervistare Roberto Tolli, Managing Director della Golden Domus Academy, la nuova scuola di formazione del gruppo toscano. Questo nuovo percorso di formazione è stato presentato il 26 ottobre. Siamo qui per intervistare Roberto Tolli per capire come si sta sviluppando questo progetto e quali sono le sue ambizioni e la sua filosofia, ecco come nasce. Quindi passo subito a salutare Roberto Tolli. Salve Tolli, grazie per Buongiorno. qui con noi oggi. Vogliamo chiedere, dopo un mese dalla presentazione di questo nuovo percorso di formazione del gruppo, come sta procedendo e quali sono gli obiettivi della nuova scuola di formazione. Qui posso Beh, è un mese che abbiamo iniziato e diciamo abbiamo fatto tre corsi, uno special, il primo in assoluto è stato quello del presidente, che è un corporate, poi abbiamo fatto uno specialist e abbiamo fatto il primo business. Su tutti i concetti teorici c'era poco pratico, poca parte pratica e pochi tecnicismi, e c'era invece una preparazione su tutti quegli aspetti mentali che servono non soltanto nell'attività lavorativa, ma un po' sempre in generale, possono essere applicati in varie parti della vita, no? Anche nella vita privata. E diciamo che stiamo rincorrendo le emergenze perché stiamo rivoluzionando tutti i corsi e quindi sarà una formazione diversa e nella sua semplicità rivoluzionaria, nella sua semplicità. Sappiamo che avete pensato a un po' di corsi per questo percorso di formazione, quindi avete stilato un elenco di corsi e diversi tipi di corsi soprattutto. I corsi, come dicevo, sono divisi tra corporate, che sono tre, che sono quelli istituzionali, poi ci sono dei corsi specialist, quindi l'avvocato o il notaio o il geometra, l'architetto, e quindi i corsi specialist, e poi ci sono i corsi business, che sono divisi in due rami, i business e i business technology. I business sono, diciamo, un po' più concettuali, ci sono delle parti ovviamente anche tecniche, ma sono quegli aspetti un po' più concettuali. Nei corsi business technology invece è l'applicazione di quegli aspetti concettuali attraverso strumenti che l'azienda ci mette a disposizione. In totale, tra business, specialist e corporate, al momento abbiamo previsto circa 13-15 corsi, ma è tutto work in progress perché stiamo, come ho detto alla presentazione un mese fa, questo è un progetto a 2-3 anni. E poi, come ho già detto, io punterò molto sulla formazione dei coach che saranno gli speaker dei corsi. Quindi, insomma, ci vorrà del tempo per creare i giusti aspetti mentali del coach e della giusta comunicazione del coach. Considerando che ci sono diversi tipi di corsi, volevo chiederle, questi corsi sono collegati tra loro o quindi vanno seguiti consecutivamente uno all'altro oppure possono essere, conseguiti anche singolarmente? Allora, ovviamente si possono anche fare singolarmente, ma un po' come tutte le cose, se un corso prevede X numero di corsi, c'è una motivazione ben precisa. Ho detto prima che questi corsi saranno nella loro semplicità rivoluzionari perché in realtà questi corsi sono un po' complessi. Nel senso che spesse volte in un corso si trasferiscono delle tecniche di vendita o delle tecniche di comunicazione, noi in questi corsi trasferiremo una mentalità. Io ho sempre lavorato sugli aspetti mentali e la mentalità sarà quella che porterà non alla formazione di un agente immobiliare bravo nella sua professione, ma di un manager nel settore immobiliare, cioè quello che io ho sempre fatto. Da un certo punto della mia carriera in avanti, io ho lavorato su questi aspetti e chi mi conosce sa che ho creato sempre strutture indipendenti dalla mia presenza. Il vero segreto
è creare strutture indipendenti, cioè uffici che possano ottenere risultati anche senza la presenza del fondatore di quell'ufficio. Questo è il vero segreto. Spesse volte continuiamo ad avere la figura concentrica, quindi il socio fondatore che è ancora lui lì a dirigere e a fare le attività lavorative, ovviamente chi più chi meno. In questi corsi noi infatti cercheremo di costruire la mentalità di un manager capace a gestire uffici indipendenti che possano portare risultati senza la presenza del manager stesso. Quindi possiamo dire che questa è una delle sfaccettature della filosofia della Golden Domus Academy, sviluppare nuovi manager perché possano proseguire autonomamente e quindi far crescere ancora di più l'azienda. Allora, sì, è una parte, nel senso che noi come filosofia della GDA vogliamo fare una formazione che crei persone dopo un corso più forte, che escano dal corso senza debolezze. Cosa voglio dire con questo? Io ho partecipato a corsi di formazione e da questi corsi di formazione spesse volte le persone come escono? Escono con una frase, escono con un modo di porsi, ma in realtà escono anche con tante insicurezze che sono state trasferite dal coach di turno. Cioè, spesse volte la cultura del coach, la sua esperienza porta a creare dei rapporti di dipendenza tra il professionista e il coach. Cioè, non si è mai liberi, ma dipendiamo sempre da qualcuno. Quello che noi facciamo, che è molto complicato, è vogliamo rendere le persone indipendenti anche da questi corsi. Ecco perché parliamo di mentalità, perché nel momento in cui noi creiamo una mentalità forte, stiamo rendendo le persone indipendenti. Questi corsi ovviamente non sono corsi a pagamento. Chi crea dipendenza spesse volte crea dei corsi a pagamento e quindi io avrò sempre bisogno di quel coach o di corsi di formazione perché devo colmare delle mie insicurezze. Noi lavoriamo invece sulle insicurezze e non sulle semplici tecniche. Tolli, un'ultima domanda prima di lasciarci. Se qualcuno volesse mettersi in contatto con voi per domande, per chiarimenti riguardo i corsi della Golden Domus Academy, come può farlo? Allora, diciamo che se qualcuno volesse, avesse dubbi, domande, perplessità, si può mettere in contatto con la GDA attraverso, abbiamo comunicato un indirizzo mail che è corsi@goldendomusacademy.it. Quindi può semplicemente mandarci una mail, risponderemo nei tempi, visto che siamo molto diciamo molto presi dai corsi, però risponderemo nei tempi giusti. Va benissimo, io la ringrazio ancora per essere stato qui con noi, la saluto e ci vediamo presto nei prossimi corsi. Prossimamente ai corsi. Di nuovo, arrivederci.